Status quo. Cui prodest? Quorum. Condicio sine qua non. Quid pro quo. Sono tutte espressioni correntemente usate nella lingua italiana che derivano dal latino e, guarda caso, contengono forme del pronome relativo. Status quo, in statu quo ante, nella condizione precedente, cui, a chi giova, a chi è utile. Poi c'è il famoso quorum che sentiamo menzionare a piè sospinto nei referendum, cioè è la percentuale di coloro che devono recarsi a votare perché il referendum sia valido. Il quorum vuol dire dei quali. E poi c'è la famosa condicio sine qua non, la condizione senza la quale non si può verificare un determinato evento, eccetera, eccetera. Sine qua vuol dire senza la quale. Poi c'è il famoso quid pro quo o qui pro quo, che indica appunto un equivoco, qualcosa quid che sta per qualcos'altro. Approfondiamo meglio questo discorso esaminando innanzitutto il pronome relativo in italiano. Qual è la funzione del pronome relativo in italiano? In italiano il pronome relativo ha due funzioni fondamentali. Da una parte è un sostituente, cioè sostituisce un nome. Dall'altra collega due frasi. Ho visto l'aereo che partiva proprio in quel momento. Qui qual è la funzione del pronome relativo? La prima è sostituire l'aereo, perché il pronome relativo sostituisce appunto un sostantivo. La seconda è collegare la principale, ho visto l'aereo, alla subordinata relativa, partiva proprio in quel momento. In italiano il pronome relativo presenta due forme fondamentali, una forma invariabile, che cui, e una forma variabile, il quale, la quale, i quali, le quali. Perché sono variabili? Perché concordano in genere numero con il nome al quale si riferiscono, che può essere usato come soggetto della relativa o come complemento oggetto. Nel primo caso il che è soggetto, la ragazza che si avvicina è mia sorella, il che appunto la quale è il soggetto della relativa. La ragazza che vedi è mia sorella. Qui il soggetto non è più la il pronome relativo che, ma è un tu sottinteso, quindi la ragazza che tu vedi è mia sorella. Come distinguere il che soggetto dal che complemento oggetto? Semplicemente bisogna analizzare la proposizione relativa e vedere se questa presenta un soggetto diverso dal pronome relativo. Se possiamo inserire egli, tu, un noi, un voi, un loro essi sottinteso, allora significa che il che ha funzione di complemento oggetto, cui è invariabile e può essere usato come complemento indiretto, preceduto o meno da preposizione. La ragazza di cui ti ho parlato è arrivata, ma anche la ragazza a cui ho parlato, senza la preposizione semplice a. Voi direte, ma cosa mi serve conoscere il pronome relativo? Innanzitutto, se voglio scrivere una dichiarazione d'amore in pubblico, devo avere la padronanza della lingua italiana, se non voglio incorrere in questo errore madornale. Jessica, sei l'unica ragazza che non ho mai avuto paura di dirti ti amo. Dove ha sbagliato l'ingenuo innamorato? Proprio nell'uso del pronome relativo che. Perché qui che non è corretto? Perché Jessica sei l'unica ragazza, non che, ma alla quale, quindi a cui. L'autore di questa splendida dichiarazione d'amore evidentemente ha bisogno di ripassare il pronome relativo e forse di studiare un po' di latino.